Stavo con i miei amici giù all'inferno quando Belzebù ci ha chiesto: c'è abbastanza caldo per voi? E noi abbiamo risposto: c'è uno spiffero tremendo, alza la fiamma capo e chiudi la porta. E quanti gradi abbiamo oggi? 42 all'ombra, ragazzi. Anche la sua parte. Mettete in sella la vostra bionda e via, partite per la costa. Svegliati, Eddie. Oh, lasciami stare, sto sognando. Abbiamo uno sbirro alle calcagna. Vabbè, che c'è di strano? Abbiamo sempre uno sbirro alle calcagna, fa parte del lavoro. E ora lasciami dormire. È della stradale, vuole che accostiamo. Va bene. Prepara le bolle d'accompagnamento. Se poi va male, ci penso io con questa. Mettila via, non voglio guai. Buonasera, gente. Lo so cosa da dirmi, andavamo troppo forte. Gliel'ho detto un migliaio di volte al mio amico Santi. Attento a questi maledetti rettilinei, lo sai, ti fregano sempre. Lo lasci perdere per questa volta, è un bravo ragazzo. Adesso ci sto attento io, va bene? Non è per la velocità, avete due gomme a terra, la coppia sinistra posteriore. Sul serio? Vediamo. Due amiche che mi stanno... Accidenti! Sono due fedelissime, Mary e Jen. Ciao, Mary, ciao! Guarda qua, scoppiate! Speciale. Ci ha risparmiato, agente. Lei ci ha risparmiato davvero un mucchio di guai. Appoggiati al camion. È per difesa personale. Difesa di cosa? Su, rispondi. Che cosa trasportate? Ho detto cosa trasportate. Apri. Avanti, apri. Ok, ok, si rilassi, sto aprendo. Eddie! Oddio! Eddie! Amico, mi dispiace. Eddie, mi dispiace. Resisti. Nove mesi dopo. Wellman Anthony Santi. Lo Stato di California ti giudica colpevole dell'omicidio dell'agente L.T. Jacobs della Polizia Stradale e ti condanna a non meno di 20 e non più di 35 anni di prigione da scontare nel penitenziario statale. Rimarrai nell'ospedale della prigione fino alla guarigione, dopodiché sarai trasferito nella colonia maschile di San Gorgonio dove sconterai la tua condanna. Santi, hai qualcosa da dire in tua difesa? Se l'avessi, non la direi qui. Penso io a lui. Tu fa la guardia. Vai sulla collina. Al cesso. Ho già pisciato 20 minuti fa. Pare che devi pisciare un'altra volta. Forza!
Dove diavolo siamo? Laggiù. Su, assassino di poliziotti. Non so se ci riesco. Datemi un bicchiere d'acqua. Non ti do niente. Che a te piacerebbe farmi a pezzi, non è vero? È tua, amico. Io vado. Devo andare. Mi dispiace, è solo che non funziona. Non è perché mi piace un altro, Michael. Non c'è un altro. È soltanto che... non lo so. Sì, è piacevole. È una cosa tranquilla. Ed è un male se è piacevole. È un male se è una cosa tranquilla. Rimani, Rita. Ti prego. Ti prego. Non posso. Non ce la faccio, Michael. Rita, aspetta! Guarda che svento! Fottiti! Bel sederino! Bel caratterino anche! Maledizione! Grazie, Michael. Rimetti a posto la pompa. Michael! Michael! Fermo, no, attento alla ragazza! Alla ragazza, non sparate! Thank you.
Zepeda sta per arrivare, ok? È tutto sotto controllo? Cosa? Ma che diavolo? Sì, li vedo. Quelli di Los Angeles sono arrivati adesso. A tutti gli sceriffi disponibili. Ripeto, a tutti gli sceriffi disponibili. Sceriffo Zepeda, ecco i detective che l'hanno arrestato la prima volta. Frank Severance, Jack Radisid. Siete arrivati in fretta? Se conoscesse Santi, ci avrebbe voluto qui prima. Il mio collega e io siamo un po' eccitati, sceriffo. La gente che Santi ha ucciso lo scorso giugno era un amico. Sì, la capisco, tenente, mi dispiace. Il rapporto dice che Santi ha un ostaggio. Una donna. È già stata identificata dai nostri servizi. Si chiama Rita Marek. Ha 28 anni e abita a Victorville. A quanto pare era lì, vicino alla pompa, quando lui l'ha rapita e ha rubato la sua auto. Andiamo. Scusi, sceriffo, abbiamo trovato la borsa della ragazza su una delle pompe. Penso che forse le può interessare. Lavora con me a Victorville. Siamo vice sceriffi. Ehi, vai piano, per favore! Conosce il deserto, sceriffo? Dove può andare? Posso dirle solo una cosa, tenente. Ci sono 6.000 miglia quadrate di sabbia e rocce davanti a noi. E Dio solo sa quante strade bianche e sentieri buoni per i coyote. L'unica cosa sicura è che se riesce ad allontanarsi da qui, può uscire da qualsiasi punto. Accidenti, eravamo sul punto più alto, ma niente. Bene, continuate. Sì, buona fortuna. Avanti, salta. È da 20 minuti che stai cercando di farlo. Anche se riesce a sfuggirci, non ha un posto dove andare. Ci sono 120 miglia da qui a Los Angeles. Lei lo conosce, tenente? Pensa che ci proverà? Lo conosco abbastanza per sapere che non so cosa farà. Allora la notizia non sarà data. Non si saprà che lei è una vice sceriffo. No, di Rita non si deve sapere. Se Santi lo scopre, la uccide. Se quel figlio di puttana esce da qui, è nostro. Se esce di qua, è vostro. Ah, per me non fa nessuna differenza chiunque lo arresti, la città, la contea, chiunque. Io so solo una cosa. Che questo Santi ha già ucciso un agente di polizia e in questo momento ne ha un altro in ostaggio. Altezza 1,70 circa. So che lei è interessato personalmente alla donna, la vice sceriffo Marek. Infatti. Non so se la cosa può confortarla, ma siamo tutti coinvolti. È un fatto personale anche per noi. D'accordo. Posso fumare? Ne vuoi una? Come ti chiami? Che ti importa come mi chiamo? Scusa, era così, tanto per dire. Cosa hai fatto? È qualcosa di grave? Ho girato le spalle a Gesù. Ma tu chi sei, un assistente sociale?
Pompa ancora, non ho finito. Cos'altro ti posso offrire, figlio di puttana? Vuoi che ti frega due uova? Che ti cede al mio ranch? Non c'è telefono, tesoro. E non ti consiglio di scappare. Sì, più galante, Harry. La cassetta del pronto soccorso. Pensi che presto ne avrai bisogno? Sei diventato proprio quello che noi speravamo. Certo, vecchio. Sto seguendo le tue orme. Lascia la ragazza qui da te e tu la porti direttamente dagli sbirri, non è vero? Dammi in mano quel giocattolino e io ti faccio un terzo occhio in fronte. Potrei far saltare il tuo camion, ma tu lo aggiusteresti, vero? Sei molto bravo. Sei capace di aggiustare qualsiasi cosa, vero vecchio? Lo credevo, ma certe cose non si possono aggiustare. Ma ci hai provato? Ne avevo il tempo. E ho tempo anche ora. Beh, io non ne ho. Per rispetto di tua madre, un po' di benzina. Rispetto per mia madre. Questa è buona, detta da te. Chi è? Un vecchio ex galeotto. Mio padre. Dove diavolo siamo? Preoccuparti, la troveranno. Ma noi allora saremo molto lontani. Dobbiamo camminare. Magnifico. La giornata comincia proprio bene. Lo sapevo che dovevo mettere.
mettermi le scarpe basse. Mara. Santi, come stai? Sto bene. Ehi, guarda che bel cucciolo. La carta di circolazione è nel cassetto. La macchina è stata presa in un deposito, quindi non dovrebbe scottare per un giorno o due. Perché hai portato tuo figlio? Chi pensi che abbia rubato la macchina? Ma sul serio hai rubato questa macchina? Ci puoi giurare, amico? No! Al diavolo! Tienila d'occhio. Cammina. No! Molto furbo, Iggy. Un buon inizio, macchine. Mi piace. L'ho fatto per te, amico. Voglio diventare come te. Come me? Stupendo. Che giorno è oggi? Che giorno è? Giovedì. Che giorno è oggi? Venerdì. Io non arriverò a domenica. È furbo questo? È furbo questo? No. Non ho sentito. No. Non ho sentito. No. Tuo padre è morto perché sono stato troppo lento e troppo stupido per aiutarlo. Non voglio arrivare tardi per aiutare te. Stai andando a cercarli, vero? Santi, ti prego, non fare lo stupido. Eddie se n'è andato. Lascia che se li tengano, quei dannati soldi. Io e mio figlio non ne abbiamo bisogno. Ti prego. E di lei cosa intendi fare? Tu che taglia porti? Quei pantaloni sembrano un po' stretti. Chi era quella donna? È la moglie di Eddie, vero? Ma insomma, questo Eddie chi è? Ah, ho capito, andiamo da lui. La moglie di Eddie Turner. Ancora non sai dove vive. Che ti ho mandato a fare tutta la notte in giro? Riceve le telefonate nel negozio del barbiere. L'altra settimana viveva in una station wagon. Hanno trovato la Jeep rubata in fondo al Canyon Riverside. Beh, meno male che qualcuno combina qualcosa. Già. Se vuol venire, ho le macchine. Eccomi, fuori. Arrivo. Avanti, Frank. Lo sai dove è diretto Santi. Non è tanto pazzo e non è tanto stupido. Sei sicuro? Manda una macchina là e di agli uomini di tenere gli occhi aperti. Paco, senti, trova un paio di macchine e stai pronto. Ti chiamo io. La lista dei visitatori di Santi in prigione. Ha successo quel bastardo.
Detective Chelsea, ho avuto i dati sull'ostaggio. Rita Marek, 28 anni. La chiamano Bella Rita, ma non è una mollacciona. È una donna energica, tutta legge e senso del dovere. 6 anni nel dipartimento dello sceriffo, richiamata 2 volte per metodi troppo duri. Questa Marek non è un bignè alla crema, tenente. Suo padre era un vice sceriffo, ucciso in servizio. Il più decorato nella storia della contea di Moyave. Sceriffo? Ah, tenente. Ha 2 fratelli, uno è nella polizia stradale in Alaska, l'altro è un marine, combatte nelle Filippine. A quanto pare ha un paio d'ovaglie d'acciaio. Comunque può anche darsi che riesca a sistemare questo Santi da sola, risparmiandoci un bel po' di fatiche. Ecco, un'altra cosa. Quel poliziotto motociclista che Santi uccide. Jacobs LT. Esatto, Jacobs. Fa la stampa un quadro lacrimevole, la povera vedova, i figli senza padre, insomma, hai capito. Sai, non vorrei che qualcuno mitizzasse quel sacco di merda di Santi. Voglio che la gente lo consideri un cane rabbioso. State nelle vostre macchine. Questo è soltanto un normale controllo. Ripeto, restate nelle vostre macchine. Esci. Potrete ripartire il più presto possibile. Signore e signori, per favore, restate in macchina. Ripeto, non costringermi a usarlo. Andiamo. Sarete avvertiti quando potrete ripartire. Grazie. Avevo detto, puoi fare quell'esame per diventare detective fino alla nausea. Non ti servirà a niente. Sì, capisco. Devi fare pratiche. Abbiamo un indizio. Quel Santi ha abbandonato la macchina all'imbocco dell'autostrada. Ecco l'auto. Che direzione ha preso? Muoviti. Sì, una pattuglia lo sta inseguendo. Ok, andiamo. Guardate qui. Fottevano quei bastardi. Dove l'hai imparata quella roba? L'ho imparata per difendermi.
Avanti. Sulla statale 346. Avanti, campionessa. Da quella parte. Cammina. Su, muovi il culo. Vai. Grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Ora passiamo. La prossima volta lo sconto del 10%. Come va, ragazzo? È venerdì, comincia il weekend. Allora che cosa volete? Un'ora, mezz'ora? Tutta la notte. Allora è un grande amore. Sono $60. Ora, volete fermare, signore e signora ragazza... Smith? Eh? Ora le do il resto. Che Santi viene prigioniera. Non fare nulla di avventato, resta calma. I corpi di polizia di tre contee stanno convergendo su di voi. Ti libereremo senza farti correre rischi. Lascia aperta la porta. Perché? Mi vuoi guardare? Verrò a guardarti anche nella doccia, se non la pianti di dire cazzate. Per quanto tempo dobbiamo restare in questa stanza? Perché lo vuoi sapere? Per lavare le mutandine. Avranno il tempo di asciugarsi? Che cosa fai per vivere? Cosa? Il tuo lavoro. Quando non pratichi il kung fu. Sono una colorista. Che diavolo è? Faccio la tinta da un parrucchiere. Niente, nessuno li ha visti, nessuno li conosce, nessuno parla inglese. Merda. E tu che fai qui? Vorrei dare una mano. Lo sceriffo Sepeda ha convinto il mio capo a lasciarmi. Grazie, cowboy, ma non credo che ci sia. No, va bene, Rudy. Tu parli lo spagnolo per caso? Abbastanza per bestemmiare. Allora comincia a usarlo. Vieni, ho un lavoro per te. Vedi quei mangiatori di fagioli? Comincia a fargli un terzo grado. D'accordo. È un prodotto nuovo. E voi altri che fate? Alzate le chiappe e datevi una mossa. Perlustrate il quartiere. Voglio ogni macchina scomparsa, bicicletta, carrello di supermercato o skateboard. Muovetevi! Ho bisogno di dormire un'ora, poi ce ne andiamo. No, lascia. Lui è il tuo eroe, non è vero? Il fuorilegge che non si arrende, che muore sparando. Ma perché ti fai ammazzare? Ti sembra romantico? Credi che qualche ragazza piangerà per te? Vieni sul letto. Hi, somebody.
Perché ti hanno sparato? Vuoi sculacciarmi per farmi stare zitta? Una guardia in prigione voleva uccidermi ieri sera. Una guardia voleva ucciderti? E perché? Qualcuno l'ha pagato. Chi? Un tale che vedrà la mia faccia fra circa 2 ore. Che ore sono? 10:30. Maledizione. Andiamo. Su, entra. Libera. Sì. E dove? In questo sentiero di vacche? No, è un posto di cavalli. Ci sono tenute da sogno, tutta gente ricca. Ah, è qui che abita quel tale che ha cercato di farti uccidere. È lì che stiamo andando, vero? Non volevi scendere? Scendi. Ma dove diavolo siamo? Alla tua fermata. Qui? Io. Mi ci vorrà mezz'ora di cammino fino alla strada. E avanti, che fastidio ti davo adesso? Quanto alle persone che hai incontrato durante questa avventura, dimenticale tutte. Santi! Santi! Accidenti! Guarda che roba! Dammi un'altra sigaretta. Ecco. Sono della polizia. Ho bisogno di un'informazione. Ci sono dei ranch qui intorno. Cosa? Ranch, fattorie dove vanno a cavalcare i ricchi. Io ce l'ho una cosa da cavalcare. Sai dove te la puoi mettere, la tua cosa? Ehi, oggi mi sono fatto il bagno, vuoi approfittare? Io quella non la butterei fuori dal letto. Niente male. Dai, facci vedere qualcosa. Ehi, conosci qualche ranch qui intorno? Sì, uno, più avanti, vicino al canyon. Senti, ho bisogno della tua moto, sono un vice sceriffo e questa è un'emergenza. Vedi questo qui? È il posto della passera. Sai perché si chiama così? Ehi! No, perché? Ehi, ma che fai?
Che fai, Santi? Sei impazzito? Ma che ti prende? Ci sono gli sbirri fuori. Dov'è tuo marito? È al lavoro, dove vuoi che sia. Chiama Jimmy Lustrascarpe. Cosa sono, la tua segretaria? Non ce l'ho il suo numero. Non ci parlo con quel bugiardo. Chiamalo, Esther. Alza quel telefono. Lascia che ti dia una mano. Non fare la stronza, Esther. Pensavi che potessi dimenticarti? Sei l'unico uomo per me. Abbracciami, fammi felice. Chiama Jimmy Lustrascarpe. Sta a sentire, figlio di puttana. Sta zitto! Sono quasi le 11. Trovati al magazzino a Luna. Su. Voglio la mia parte e anche quella di Eddie. Voglio tutto stanotte. Se no è finita per tutti. Per tutti. No! Apri la porta! Santi! Santi! Chi credi di essere? Maledizione, Santi! Silenzio! Oh mio Dio! Apri la porta! Ma tu come diavolo... Fammi uscire! Questa è la casa di Severance. Santi! Quella è la moglie di Severance. Niente scherzi. Tieni. Presentati. Avanti, aprimi questa porta. Aprimi. Che succede? Andiamo. Che tipo di moto era? Una Yamaha bianca. Uh-huh. Non era una ragazza qualunque, faceva karate o kung fu. Mi pare che abbia detto che era un poliziotto. Ah, sì? Quel figlio di puttana! Ma chi era quello? Andretti! Mio marito subito. Mi vuole chiamare mio marito? Che imbecille. Me lo passi subito. Era alto, aveva in mano un affare lungo incartato. Non capii com'era. Frank mi ha fatto telefonare al cinese. E ora sta andando là, è uscito adesso. Forse non significa niente, ma
Chiamalo. Ricorda, su. È stato Severance che ha arrestato Santi per l'omicidio dell'agente della stradale. Beh, ecco. Digli di venire. 11 anni fa, Santi fu arrestato per furto d'auto. Aveva 16 anni. Lo arrestò Severance? E infatti. Beh, non credo che significhi granché. No? Sì, tesoro. È entrato in camera da letto. Mi ha messo le mani addosso. Grazie, sergente. Gli daremo quello che si merita. Scusi, so che ha avuto una telefonata. Riguardava Rita, vero? Tu sai quello che sappiamo tutti. Santi è sulla 14 est. Ora va al tuo posto di blocco. C'era di più. Lei ha saputo di più. Gliel'ho letto in faccia. Severance, Dio santo, ma è possibile? Ma cosa vuoi, Agnos? Vuoi che la ragazza venga uccisa? È questo che vuoi? Basta, lo lasci. Severance. Abbiamo capito. Tenga a freno questo cowboy prima che un altro poliziotto venga ucciso. Porca miseria, Frank. Abbiamo una percentuale su quei fottuti sigari che stai fumando? Mi tengono calmo, perché non li provi anche tu? No, i miei nervi stanno bene. Non sono stato io a tirarmi indietro quando potevamo farlo fuori. Dovevi freddare Santi all'ospedale. Due colpi e via. Tutto finito. Cazzo, te l'ho detto un milione di volte. Se vuoi violare la legge, allora fallo con gli sbirri, solo con gli sbirri. È stata una vera pazzia metterci con quella merda di Jimmy in lustrascarpe e prendere Santi come autista. Ora quel figlio di puttana starà raccontando tutto a quella pupa sceriffo. No, ti sbagli, Rudy. Santi ha un codice d'onore. Un tipo come Santi non tradisce mai il suo codice d'onore. Ti piace? Mi è sempre piaciuto. Ma ora lo ucciderò. Voleva farti uccidere in prigione, è questo che volevi dire? Perché? Era implicato anche lui, vero? Tante grazie. Questo è il vostro punto d'incontro, eh? Severance sta arrivando qui. Cristo, ma vuoi rispondere? Hai un tasto off su quella bocca. Veramente. Forza, uscite, circondate la casa. Fate sparire le macchine, tranne quella del capo. Vediamo se indovino. Jimmy lustra scarpe. Niente sbagli con quel figlio di puttana. Eh? Forza, sbrighiamoci. Macchine costose, straniere di lusso. Ecco che cosa trasportavi quando la gente è stata uccisa. Solo che non l'hai ucciso tu, vero? Però...
Tu non hai ucciso nessuno. Vuoi sapere cosa è successo allora? Allora guarda cosa succede ora. Sandy, perché non scappi? Vai via. Io posso aiutarti, sono... Già arrivato. Bene. Sì, sono qui, Santi. Sono solo. Era questo che mi avevi chiesto. Ti ho portato i soldi. Non voglio altre seccature. Tu dove sei? Sto arrivando. Vedrai la mia macchina qui davanti. Vieni su nel mio ufficio. La tua macchina sarebbe la Rolls o la familiare? Ehi, capo! È lì, nella tua Rolls! Esci, Jimmy. Esci solo. Tu e i miei soldi. Hai imparato da me. D'accordo. Sto arrivando. Resta dove sei. Figlio di puttana. No, non sulla Rolls del capo. Andate fuori. Finitelo. È da un pezzo che aspetto questa occasione. Sta attento, non lo sottovalutare. È molto pericoloso. È un autista, non un killer. Io sono un professionista. Maledetto bastardo! Va bene, Santi. Se vuoi la guerra, l'avrai. Vieni fuori, Santi! Parliamo, no? Ragioniamo! Santi, dove sei? Smettila con questi giochetti! Ogni macchina vale mezzo milione di dollari! Dammi i miei soldi, Jimmy! Ti conviene! Smettila! Ognuna di quelle vale molto più della tua vita! Tanto non uscirai vivo di lì!
Va bene, Santi. Va bene. Hai vinto. Ora basta. Hai ridotto questo posto a un mucchio di rottami. Vieni fuori. Ti puoi fidare. Solo un autista, vero? Tu sei un professionista! Ma a farti fottere! Sorpresa. Perché non chiami la tua compagnia d'assicurazione? Senti, questa cassaforte è orologeria, lo sai? Non la posso aprire. Va bene, Jim. Non fare il fesso, Santi. Piantala, io ti ho aiutato. Dopo Eddie, Severance voleva ucciderti all'ospedale. L'avvocato l'ho chiamato io. Tac. Tempo scaduto. Vuoi aprire la cassaforte con le palle? Oppure senza? Meglio la prima. Pare che ci siamo persi una magnifica festa. Non preoccuparti, Rudy. C'è tempo per un ultimo valzer. Severance. Perché sei andato a casa di Severance per telefonarmi? Non potevi chiamarmi da un altro telefono? Volevo risparmiare un gettone. No, tu sei furbo, Santi. Hai imparato da me, quella cagna di sua moglie. Sapevi che avrebbe chiamato Severance e che lui sarebbe venuto qui. La polizia dovrebbe arrivare tra poco. Rilassati, noi siamo la polizia. Quella è un po' di più della tua parte, mi pare. Beh, sono gli interessi. Posso aiutarti a prendere Severance. Tanto anch'io sono un uomo morto, lo sai. Severance ucciderà anche me. Non affrontarlo da solo. Fidati. Impara da me. Hm?
Come vedi, ho imparato. Prendo un'arma più pesante. Guarda chi sta arrivando. Ci penso io a lui, tu prendi l'artiglieria. Dov'è Rita? Sta bene? Resta dove sei, pezzo di idiota! Visto che sono qui, vi posso aiutare. Se vuoi aiutare, vattene fuori dalle scatole! Santi è dentro l'ufficio! Sparate lassù, alla finestra! Rudy, da un'arma a Jimmy! Conosce quell'uomo! Ha una sparagranate! Ma che diavolo succede qui? Sei sveglio, cowboy! Che cavolo guardate voi? Avete ricaricato? Bye bye, Jimmy. Tenente Severance, attenti, ha un'arma da guerra, ha appena ucciso un altro agente. Prendete posizione sull'altro lato del piazzale. Che significa? Ehi! Ma che diavolo! Sono un agente, non gli obbedire! Per nessuna ragione! Lui ha ucciso Michael! Michael, chi sarebbe? Che diavolo sei? L'ha ucciso adesso, 5 secondi fa! Non Santi! Io non so che succede, però so che quello è un tenente della polizia di Los Angeles! Ma che cosa vuoi? Il numero del distintivo! Stai tranquilla! No, io non sto tranquilla se tu non mi ascolti! Sono un poliziotto! Stai giù e zitta! Ehi! Sei pazza, va via di qua. Devi arrenderti, hai una possibilità. A chi? A Severance? L'ho visto sparare a Michael. Io lo denuncerò, mi ascolteranno. Testimonierò per te. Ti ho detto di andartene. Alza le mani, sei in arresto. Che cavolo stai facendo? Crederanno a me. Sono un poliziotto. Sono una di loro. Non sparate, ormai l'ho arrestato! Andiamo, muoviti. In piedi. Avanti, alzati. Questo è un trucco! La puttana sta con lui! Avanti, sparate! Sei finito! La festa sta finendo in una grande ammucchiata. Ma non la smetti mai di lamentarti!
Perché? Perché Michael? Quei deficienti in divisa. Se fosse stata un uomo, mi avrebbero dato retta. Se fossi mio padre, se fossi mio fratello, se fossi un fesso qualunque, ma con i coglioni, mi avrebbero dato retta di sicuro. E anche tu, ma perché dovevi essere così maledettamente innocente? Polizia di Los Angeles, tutto bene, agente, ce ne occupiamo noi. Severance, ma che diavolo sta succedendo? Avevi detto che ci avresti protetto sulla strada. Polizia di Los Angeles, è tutto sotto controllo. Figlio di puttana. Stiamo facendo di tutto, tenente. Sì, sì. Non possiamo bloccare il traffico. Ti ho sentito. Ci vediamo un po' di tempo, altrimenti non possiamo riuscire a organizzare. Stammi a sentire, stronza. Ci sono un mucchio di strade, abbiamo un numero limitato di macchine, tenente. Non mi importa quante maledette strade avete, le voglio bloccate. Le nostre risorse sono limitate. Non me ne frega un accidente. Santi ha un netto vantaggio e una macchina che va a 300 km all'ora. Chiaro? Sceriffo. La pattuglia che sta perlustrando la sedicente è in contatto con lo sceriffo Sepeda. Santi ha sparato ad Agnos. L'ha ammazzato a sangue freddo. Oh, santo cielo. Vai, guardala dentro. C'è un solo posto dove Santi può andare. Il deserto, a Joshua Tree. Joshua Tree. Se riesce a infilarsi là dentro può uscire da qualsiasi parte. Messico, Nevada. Blocca le vie al deserto, perché è là che andrà. Sai un sacco di cose su Santi, non è vero? Parlavamo spesso. Hai scopato con lui fin dal primo giorno. Frank, la donna, prendi anche la donna. La radio, ci serve un elicottero. Forse avremo bisogno di tutta l'aeronautica. Come si entra qui? Tagliati il cappello. Ah, vaffanculo. Santi scopava con tua moglie? Vecchia storia, Rudy, vecchia storia. Mi sembra piuttosto scorretto. Lupipsi diceva, un amico... è una persona che non scopa con tua moglie. Allora Santi non è compreso. Non ho mai detto che Santi era un mio amico. Ho detto che per me era come un figlio. È ancora peggio, no? Eh sì. Molto peggio. Forse in questo momento stanno stampando la tua foto segnaletica. Dovevi andartene quando eri ancora in tempo. Tu non hai ancora capito. Capito cosa? Niente. Continuiamo a girare oppure hai in mente un piano preciso? Sì. Ho in mente di fuggire da qui. Oh, esagero se ti chiedo in che modo. Il deserto è grande e loro non hanno una macchina che possa competere con questa. Merda!
Joshua Tree. Alberi di Giosuè. Perché li chiamano così? Vuoi sapere la storia? Sì. I mormoni dicevano che somigliano al profeta Giosuè, Joshua, e gli hanno dato il suo nome. Tanto perché lo sappiate, in questa storia non c'è più un ostaggio, per cui useremo le procedure normali. 40 minuti fa è stato spiccato un mandato di cattura per la vice sceriffo Marek. Non deve essere considerata come una persona sequestrata, bensì come una complice. Inoltre ha avuto lo stesso addestramento di tutti voi e potrebbe essere pericolosa quanto, se non più, di Santi stesso. Sceriffo Cepeda, questa è una nota personale. 12 ore fa Santi ha piantato una pallottola nella testa del vice sceriffo Michael Agnos. Qualcuno di voi lo conosceva. Probabilmente ora si nasconde nel deserto. Joshua Tree è casa sua. State attenti. D'accordo? Ora muoviamoci. Voi due da questa parte. Come poliziotto non sei niente male. Grazie. Per cosa? Per essere rimasta. Non sei mica un bravo ragazzo, sai. Hai dormito con la moglie di Severance, hai fatto del male agli altri e anche a me. Non mi sono candidato come papa. Nemmeno io sono una brava ragazza. È meglio di no, Rita. Non preoccuparti. Le sentiremo. Stiamo attenti. Thank you.
Presto, salta in macchina. Sicura che vuoi continuare? Strada al 360° miglio. Sembravano diretti alla vecchia stazione ferroviaria. Parla. Abbiamo trovato Santi. È diretto verso le montagne. Come mai tu e Esther non avete avuto figli? Te l'ho detto. Santi per me era come un figlio. Cavolo, aveva 16 anni quando l'ho arrestato. Povero bastardo. Pensa avere te come padre. Vaffanculo. Allora, ragazzi, avete visto qualcosa? Ancora niente, sceriffo. Oh mio Dio. Attenti, ragazzi, pronti! State calmi, non sparate ancora. No, restate qui. Non vi muovete. Fermatevi! State fermi! Restate qui, mantenete il blocco! Deve tornare per forza qui!
corri, lo raggiungiamo e ci ammazza. Vaffanculo. Ma vacci tu! Dietro di lei, sulla montagna, a 3-4 minuti. Vieni, accendimi questo. Adesso, ma sei impazzì? Vuoi che diventi nervoso? Forza, Rita, esci. Sta giù e ti salverai. Ancora sulla strada? Severa! Mi dia la posizione! Severance, mi sente?
stradale ha chiuso tutte le strade sulla montagna. Santi è intrappolato, mi sente? Severance! Sono lo sceriffo Sepeda, risponda! Severance! Qui Sepeda! Santi! Avanti, vieni fuori, Santi! Nessuno ti farà del male! Butta la pistola! Merda! Cos'è, tesoro, un arresto? Ho detto buttala! Rudy! Questa vice sceriffo vuole metterci in stato d'arresto! Strano, non sembra una vice sceriffo. Sembrerebbe la complice di un assassino di poliziotti. Arrenditi, Santi! Non farlo! Mi ucciderà comunque! Sono qui, Severance! Lascialo andare! Vieni qua giù, ragazzo! È di corsa! Tu, prendi il crinale ad ovest. Sì, signore! Di qui, ragazzi, svelti! Salve. Addio. Ho sempre insegnato a tenere duro fino all'ultimo, figliolo. Non vorrai cedere adesso, vero? Addio! Salite lassù, svelti! Muovetevi! È stato bello conoscerti. Figlio! Figlio! Noi non abbiamo bisogno di nessuno! Santi! Fottiti! Coraggio, questo è Peretti! Coraggio! Colpiscimi! Io lo farei a te! Fermati, Santi! Non ti muovere! Fermo così! Bene, ragazzi, state dietro. Grazie a Dio è arrivato! Santi ha ucciso Radisson! Severance, sei in arresto! Cosa? Ti ho appena visto in un video mentre uccidevi il vice sceriffo Agnos. Sei finito, Severance! Vaffanculo! Forse non avevi visto le telecamere di sorveglianza, eh? Che peccato! Hai il diritto di non parlare. Se rinunci a questo diritto, qualsiasi cosa dirai potrà essere usata contro di te in tribunale. Hai il diritto di parlare con un avvocato. Hai notizie di Mara e di suo figlio? Sì, sono tornati a New Orleans. Ho saputo che hanno ereditato un po' di soldi. Su serio? Beh, sarà meglio che vada. Sai, il vecchio Woody ha preso una cotta per te. Dici davvero? Davvero. Vedrai come si arrabbia quando viene a sapere che sei passata e lui non ti ha visto. Tornerò, ci puoi contare. Ci sono un paio di tipacci che devo tenere sott'occhio. Ah, sì? Sì. D'accordo. Allora,
Quando vuoi fare un giro con la Jeep, puoi chiamarmi. Ha ha ha.